Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi della mia routine corpo. Già tempo fa ho parlato di un'altra routine corpo che facevo in estate, utilizzando sempre comunque lui, che è un prodotto che a me piace tantissimo. Questa è già la seconda confezione che utilizzo ed è un olio antismagliature di Physiosal, elasticizzante, rigenerante e naturale a base di sale marino integrale. Questo olio qua è molto buono ed è un olio per il corpo che a me piace tantissimo. Vi lascio comunque nelle schede qui da qualche parte l'altro video dove ho parlato già di questo olio, così potete anche andare a confrontare l'altro trattamento. Ho deciso quindi di provare un kit di prodotti Physiosal perché appunto l'olio mi è piaciuto talmente tanto che ero curiosa di provare altri prodotti sempre di questo brand per vedere appunto l'efficacia nel tempo, perché l'olio aiuta e agisce bene sulle smagliature, però volevo provare altri trattamenti sempre del brand perché ritengo appunto il brand molto valido. Dopo aver provato l'olio ho deciso di provare un altro kit Physiosal composto sempre da quest'olio, l'argilla salina, ora poi entro nel dettaglio e vi spiego bene come utilizzavo tutti i prodotti e le varie caratteristiche, e la crema anticellulite a base di sale marino integrale. In più, per le mani, ho utilizzato una crema mani multifunzione. Tutto è a base di sale marino integrale ed è questo qui. Devo dire che sono rimasta molto sorpresa perché già dal primo utilizzo ho notato una bella differenza. La pelle appunto dopo risulta più tonica, più levigata, più rosea e già dal primo trattamento si vede proprio la differenza. Allora, entriamo nei particolari così vi spiego che cosa facevo. Ogni 5 giorni utilizzavo una bustina di argilla salina che basta tranquillamente per tutte e due le gambe. Al mattino mi alzavo e utilizzavo una confezione di argilla salina e una bustina basta per tutte e due le gambe. Questa argilla mi è piaciuta molto perché è efficace ma non aggressiva. E direte voi, ma in che senso? Cioè, io ho provato altri tipi di argilla per questo tipo di... per questa funzione. Il problema è che alcuni tipi di argilla sono troppo aggressivi. Questo prodotto non è stato aggressivo, è stato efficace ma non aggressivo, e questa è una cosa che mi è piaciuta molto personalmente. Inoltre dà un'esfoliazione naturale molto profonda, quindi mi piace molto perché è molto efficace ed è a base di sale marino integrale. Dopodiché andavo ad utilizzare il mio amatissimo olio anti smagliature, ovviamente dove ho messo l'argilla. Devo dire che da quando lo sto utilizzando la mia situazione smagliature è molto migliorata. Non è scomparsa, però è molto migliorata. Quindi dopo andavo a massaggiare dal basso verso l'alto. Sapete che si massaggia sempre dal basso verso l'alto e mai viceversa. E quindi andavo a massaggiare il mio olio. Lo lasciavo agire per qualche minuto e poi andavo a sciacquarmi sotto la doccia con acqua calda. Invece tutti i giorni, anche i giorni in cui non utilizzavo l'argilla, andavo comunque a fare un massaggio con quest'olio, sempre dal basso verso l'alto, tutti i giorni. Ovviamente non dovete risciacquare il prodotto, quindi dovete farlo penetrare bene nella vostra pelle. La sera invece andavo a utilizzare la crema. Questa crema mi piace moltissimo. Andavo a utilizzare la crema. La crema ne basta veramente una noce, quindi non, potete non esagerare. E... andavo a massaggiarla sempre dal basso verso l'alto tutte le sere. Io spero che il video sia stato utile, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!